Come altro esempio di applicazione del primo principio della termodinamica, immaginiamo una trasformazione che non è nessuna delle quattro speciali. È una trasformazione che porta il gas dallo stato A allo stato B, dove quindi il volume si riduce da 6 a 5 litri, la pressione da 3 a 2 atmosfere. Immaginiamo una trasformazione reversibile, quasi statica, che è esattamente dritta, lineare, da A verso B. Questo esempio è interessante anche per un altro motivo, perché in questa trasformazione tutte e tre le grandezze dell'energia, quindi calore, variazione di temperatura, variazione di energia interna e anche il lavoro scambiato sono tutti negativi. In pratica questo esempio sarebbe in qualche modo l'opposto di quello che ho proposto all'inizio, in cui calore, lavoro e variazione di energia interna del gas erano tutti positivi, 10 uguale 7 più 3. Qui invece sono tutti negativi. Allora vediamo di che si tratta: gas monoatomico, 3 gradi di libertà. Il numero delle moli non serve perché è un dato inutile, si semplificano i calcoli. Cosa vogliamo calcolare? Le tre grandezze: calore, lavoro e variazione di energia interna. Il calore lo calcoleremo per ultimo, proprio applicando il primo principio della termodinamica. Per prima cosa calcoliamo il lavoro, perché sappiamo che il lavoro è rappresentato graficamente dall'area sotto la trasformazione. In questo caso è un trapezio che ha le due basi maggiori e minori di 2 e 3 atmosfere. Quindi base maggiore più base minore fa 5 atmosfere. L'altezza è 1 litro, tra 5 e 6. E quindi l'area di questo trapezio è base maggiore più base minore per altezza diviso 2, quindi 3 più 2 è 5 atmosfere, la base maggiore più la base minore per 1 litro l'altezza, 5 per 1, 5 diviso 2, 2,5, sono 2,5 atmosfera litro, ma dobbiamo mettere il segno davanti, segno negativo davanti all'area, perché il gas viene compresso e compie lavoro resistente, quindi si tratta di un'area, se vogliamo, negativa. Ora che abbiamo calcolato il lavoro, possiamo calcolare la variazione di energia interna, ricordando che l'energia interna si calcolava 1,5 per i gradi di libertà del gas, per le moli, per la costante dei gas e per la temperatura. Questa è l'espressione dell'energia interna. Quindi la variazione dell'energia interna prevede la variazione di temperatura, tutto il resto infatti non cambia. Quindi riassumendo, U è 1,5 LNR T, delta U è 1,5 LNR delta T, ma delta T è la variazione di temperatura, quindi è la temperatura finale TB meno la temperatura iniziale TA. Le possiamo calcolare con l'equazione di stato dei gas perfetti PV uguale NRT, applicate in A e in B. Quando l'applichiamo in A e facciamo la formula inversa, questa è la temperatura di A. La temperatura è PV su NR e lo stesso facciamo in B. Andiamo a sostituire i valori: pressione per volume in A. Pressione per volume in A è un 3 per 6, 18 atmosfere litro. Invece pressione per volume in B, pressione per volume è un 2 per 5, un 10 atmosfere litro diviso NR. Il numero delle moli lo lascio indicato e R lo stesso. Quindi vado a calcolare la variazione di temperatura delta T, che ci serve poi da sostituire in questa formula per trovare delta U. Chi è delta T? È TB meno TA, quindi è 10 meno 18 è meno 8 atmosfere litro diviso NR. Quindi vado a sostituire al posto di delta T meno 8 atmosfere litro diviso NR. NR si semplifica con NR che sta qua. Quindi il risultato sarà 1,5 L per meno 8 atmosfere litro. Siccome i gradi di libertà erano 3, 1,5 per 3 per meno 8 fa meno 12. Quindi meno 12 atmosfere litro. È una variazione di energia interna negativa, giustamente perché il gas si raffredda e diminuisce di temperatura. A questo punto noi abbiamo calcolato il lavoro negativo. Abbiamo calcolato la variazione di energia interna negativa, calcoliamo il lavoro come somma algebrica dei due e quindi viene negativa anche lei, anche il calore, viene meno 12 e meno 2,5, quindi meno 14,5 atmosfere litro.
qual è l'interpretazione intuitiva del bilancio di energia? Che il gas deve cedere 14,5 atmosfere litro di calore all'esterno. Perché? Perché evidentemente si trova in un ambiente freddo, più freddo di lui, e perciò il calore lo abbandona dal gas e va verso l'ambiente. Da dove li prende il gas questi 14,5 atmosfere litro di calore? Un po' li ha ricevuti come lavoro dall'esterno, ha ricevuto infatti 2,5 atmosfere litro come lavoro di compressione. È energia che entra nel gas, il lavoro resistente infatti è energia immessa nel gas, ma il gas, questa energia che riceve 2,5 atmosfere litro, li butta fuori come calore ceduto, ma ci aggiunge oltre a quelli altri 12 atmosfere litro della sua energia interna. E così la sua temperatura diminuisce.